Quale criticità si riscontra qui in questa zona? Le maggiori difficoltà di circolazione qua in questa parte del centro storico sono questa curva a gomito e anche 20 metri più avanti la difficoltà del mezzo a passare da quella strettoia che la strada si riduce per via di quella scalinata che c'è sulla destra, e quindi suppongo che questo impedisca ai mezzi di poter intervenire in questa parte del centro a soccorrere le persone. Ultimamente sono verificati anche degli avvenimenti poco piacevoli, ecco, a causa dell'attesa prolungata o del mancato raggiungimento del posto da parte delle ambulanze. Ce li vuole raccontare? Sì, abbiamo gli ultimi due episodi. Una signora che per fortuna è stata in grado di scendere le scale per riuscire ad arrivare ad una macchina che poi l'ha accompagnata in ospedale, perché in ogni caso le ambulanze qui da noi non possono arrivare. Quando è arrivata nell'ultimo caso è arrivata da Taverna e quindi ha la difficoltà ulteriore di essere anche senza un medico all'interno, ma soltanto con un infermiere e un volontario, e quindi la situazione di primo soccorso diventa ancora più complicata anche per l'assenza di un medico. Quindi nel momento in cui si telefona un'ambulanza, che cosa accade? Che la prima domanda che viene fatta è: dove abitate? Quando noi diciamo il luogo, quindi la via del centro storico, ci dicono che l'ambulanza da noi non arriva. Si ferma a San Giovanni e poi a volte arriva qualcuno direttamente, quindi spesso infermiere senza medico, a volte anche senza proprio un eventuale lettino. Quindi sono tutti i tempi che si prolungano ulteriormente per poter prestare soccorso ad una persona che è in difficoltà. Signora, lei ci raccontava di un caso particolare in cui protagonista, diciamo, di questo spiacevole avvenimento è stata sua figlia. Sì, mia figlia durante la notte ha avuto difficoltà, ha avuto un forte dolore alla gamba destra, per cui noi abbiamo chiamato prima il pronto soccorso, poi ci hanno detto di chiamare la guardia medica. La guardia medica pensava fosse un attacco di appendicite, per cui ha pensato bene di chiamare il 118. Quando è arrivato il 118, mia figlia non riusciva a muovere questa gamba, ce l'aveva proprio indolenzita, per cui un dolore atroce. Col dubbio che fosse appendicite, un attacco d'appendicite, lei avrebbe dovuto essere portata, insomma, su una lettiga. Invece praticamente hanno detto: noi non possiamo arrivare qui nemmeno con la barella, quindi hanno lasciato l'ambulanza a San Giovanni, vicino alla chiesa di San Giovanni, e mia figlia ha dovuto raggiungere il mezzo a piedi con questo dolore. È arrivata al pronto soccorso praticamente con i suoi piedi, quindi come se noi avessimo potuto portarla la notte col nostro mezzo, insomma. La raccolta dei rifiuti passa tranquillamente, non hanno problemi a passare nel passaggio, né hanno difficoltà a fermarsi e a raccogliere i rifiuti, perché passa tranquillamente tutta la strada. E poi non solo, anche quelli dei traslochi, vengono anche i camion grossi per fare i traslochi, quindi non vedo la difficoltà dell'ambulanza che non possa passare nella nostra via. Allora, noi in famiglia abbiamo avuto anche casi, ci sono stati dei casi in cui abbiamo avuto la necessità di chiamare, di contattare un'ambulanza, e ovviamente c'è stata risposta la stessa cosa, c'è stato detto che ovviamente non si poteva venire, non potevano intervenire. Però stranamente, quando si chiama molte volte un'ambulanza privata, arrivano. Quindi bisognerebbe capire. Quindi effettivamente il problema non è il mezzo riesce a transitare all'interno della via, seppur con difficoltà. Sì, io penso che possano transitare, certamente, perché voglio dire, è una curva, cioè qua come passiamo tutti, potrebbero passare anche loro, anche con una manovra in più. Per esempio, noi abbiamo ultimamente avuto la necessità di chiamare l'ambulanza, non quella proprio medica, la classica ambulanza grande, ma abbiamo avuto la possibilità di chiamare la piccola per un intervento con una poltroncina medica. Allora quella da qui è passata, quindi è tipo un fiorino. Presumo che sia una similitudine di un fiorino, però comunque è riuscita a passare, essendo un'ambulanza privata è passata. Ora bisognerebbe capire qual è questo problema. In più c'è l'assenza di medici di pronto soccorso, c'è l'assenza di personale,
medico all'interno delle ambulanze. Noi pensiamo che non sia solo un problema che riguarda il nostro centro storico, quindi questa zona in particolare, ma anche altre parti della città, conoscendo Catanzaro che ci sono tantissimi vicoli e tantissime strade strette come le nostre, e quindi è brutto dover pensare che uno possa non avere un soccorso immediato solo per una parte della città in cui è difficoltoso che possa arrivare un'ambulanza. Speriamo che possa servire questo nostro appello affinché ci possa essere, nel momento in cui chiamiamo un'ambulanza, non sentirci considerati da terzo mondo, perché un'ambulanza non arrivi solo per un problema di vicoli stretti, e che quindi si possano trovare altre alternative. Allora, questo potrebbe essere un altro punto critico, ma relativamente, perché essendo più larga rispetto alla parte più stretta, diciamo, di discesa Case Arse, qua dovrebbero avere meno difficoltà. No, perché la problematica non è tanto quella dell'ambulanza in sé come mezzo, perché molti di noi hanno le potenzialità per poter raggiungere il pronto soccorso, quindi l'ospedale come sede fisica. Il problema è per coloro i quali, ci sono molti anziani che sono da soli, ci sono molte persone che non guidano, quindi non hanno materialmente la possibilità, o perché non sono in grado di guidare, quindi, o perché comunque non hanno un mezzo per poter raggiungere il pronto soccorso. Quindi nel momento in cui ci sia la necessità, insomma, grave di avere un soccorso, non ci viene data questa possibilità. C'è un anziano che sta male, si rende conto che sta male, non ha nessuno, chiama l'ambulanza, si sente dire no, noi non possiamo venire. Quindi in cui anche degli autisti dovrebbero essere in grado di guidare anche in zone più strette della città, perché se tanti anni fa c'erano degli autisti in grado di affrontare questi vicoli, come mai gli ultimi autisti del 118 non sono in grado di farlo? Per esempio, un'altra cosa, su questa strada non è mai libera. Ora qui si vedono solo due vetture, ma ti posso garantire che le vetture solitamente arrivano fino alle scalette laggiù. Noi abbiamo richiesto tante volte, abbiamo detto ovviamente solo a voce, alla Polizia Municipale, abbiamo detto: ma ogni tanto venite a fare un giro su Via De Grazia, perché noi ogni volta che passiamo da qui dobbiamo per forza salire sul marciapiede con due ruote, perché le macchine si mettono in quella zona lì e non riesci a passare. Abbiamo richiesto la presenza di l'installazione di paletti proprio su questa zona, perché ovviamente mettendo dei dissuasori le macchine ovviamente non si parcheggiano. Quindi eventuale ambulanza non potrebbe, esatto, avere un'eventuale difficoltà se ci sono le macchine parcheggiate, esatto, per poter passare. Siamo arrivati alla via d'ingresso di Via De Grazia, praticamente alla parte d'accesso. Questa è tutta Via De Grazia, loro dovrebbero scendere da giù, però molte volte ci dicono no, arriviamo fino alla chiesa di San Giovanni, rimaniamo lì e quindi voi ci dovete venire incontro praticamente. Quindi tutto il percorso che abbiamo fatto in questo momento ve lo dovreste fare naturalmente con i vichi a disposizione per raggiungere la chiesa del San Giovanni, sì, la piazza. Esatto, esattamente, sì, per loro è così. Cioè loro ci chiedono espressamente di riuscire ad arrivare in questo esatto punto, quindi non arrivano nemmeno, non imboccano nemmeno questa parte di strada, ma si fermano bensì davanti al piazzale là, vicino proprio sotto la chiesa di San Giovanni. Quindi da lì, da dove siamo arrivati, a qui, con un malato che ha bisogno di prestazione medica immediata, stiamo parlando qualsiasi cosa, cioè uno può cadere, si può rompere una gamba e quindi ha necessità di alzare, di essere messo in piedi, diciamo, di essere alzato, eccetera. Oppure un attacco di cuore, perché può essere, e noi dobbiamo venire e arrivare direttamente qua. Quindi, siccome i casi di morte per mancato soccorso, ripeto, sono stati parecchi ultimamente, vorremmo riuscire a trovare una soluzione per questo, insomma. Mi diceva che di rado è anche accaduto che loro arrivassero con una barella direttamente sul posto. Quali sono i casi in cui loro pensano? Secondo me esclusivamente dagli autisti che sono in grado di poter arrivare nel centro storico, perché come è successo, chi ti dice non posso venire e quindi siamo costretti, con tanto mio padre portato da sotto casa mia, quindi via Case Arse fino a San Giovanni, con un infarto in corso, una barella, con tutto il rumore, con tutte le scossoni che c'erano durante questa salita, ha invece chi, vedi, ti affacci, perché mi affaccio sulla strada e vedi un'ambulanza
un'ambulanza che passa, dice allora perché nel mio caso non è stato possibile e in questo caso sì. Parliamo sempre di ambulanze private. No, parliamo anche di ambulanze dell'ospedale, non parlo sempre di ambulanze private, perché dipende, ma non ultimamente, perché ultimamente dicono assolutamente di no, ma nel corso degli anni è potuto succedere che ci fossero degli autisti in grado di poter fare anche queste strade.